Ciao, sono Gioele e oggi voglio raccontarvi la fatica che facciamo io e la mia mamma ogni volta che mi deve caricare in macchina. Purtroppo sono nato con una patologia che non mi permette di camminare, muovermi e parlare, ma questo problema non mi impedisce di essere un bambino allegro e che ama la vita. La mia vita è serena, ho una famiglia che mi vuole un bene dell'anima e mi fa sentire ogni momento un piccolo re, ma ahimè, i problemi iniziano quando devo spostarmi in macchina. La mia famiglia dispone di una sola macchina, una Fiat 500L, con cui il mio papà ci va a lavorare e la divide con la mia mamma per portarmi a fare le visite mediche e andare in giro. Finché ero piccolino, grossi problemi non c'erano, ma adesso sto diventando un ometto. Il passeggino è stato messo da parte e adesso uso una carrozzina, grossa e pesante, e ogni volta che la mia mamma deve tirarla fuori dalla macchina fa una fatica immonda. Poi deve caricarmi sul seggiolino dell'auto, ma la mia malattia mi irrigidisce tutti i muscoli e entrare diventa un'impresa, rischiando ogni volta di farmi male. Poi deve caricare la pesantissima sedia a rotelle nel baule per poi finalmente partire. Cosa vi chiedo? Per favore, aiutate la mia famiglia, ma soprattutto me ad avere una vita più semplice. Non vogliamo una Ferrari, né tantomeno un automezzo nuovo. Vogliamo acquistare un veicolo per il trasporto disabili con pedana, di seconda mano, dove io posso salire e scendere senza dover patire le pene dell'inferno e aiutare la mia mamma a non rompersi la schiena ogni volta. Il costo di un veicolo, ancora in discrete condizioni, è di 20.000 euro. Per favore, aiutatemi e continuate a farmi sorridere, a poter andare a fare la spesa con la mia mamma, andare dai miei cuginetti e fare una vita più normale possibile. Senza doverci rinunciare perché la macchina ce l'ha il mio papà che va a lavorare o perché da sola la mia mamma non riesce a caricare la carrozzina.